Buonasera a tutti, e grazie per essere venuti in questa serata di presentazione di questa antologia particolare, Le parole tra gli uomini. E ringrazio la facoltà che ci ospita stasera, ovviamente ringrazio Luca Baldoni e il professor Guido Mazzoni per essere intervenuti. E, il movimento pansessuale Arcigay Siena insieme al gruppo di Incontrotesto che hanno organizzato questo incontro e tutti voi ovviamente presenti. E, incomincio col presentare appunto il curatore di questa antologia, è Luca Baldoni, che ha vissuto a lungo all'estero, in Irlanda, Germania ed Inghilterra. Ha conseguito una laurea in Lingue e Storia dell'Arte presso il Trinity College di Dublino. In seguito ha ottenuto un master e un dottorato di ricerca in italianistica presso l'University College di Londra. E al suo attivo ha, come poeta, delle pubblicazioni di libri di poesie, Sensi diversi del 2005 e Territori d'oltremare del 2009. Dal 2006 vive a Firenze, quindi vicino di casa. E mentre il professor Guido Mazzoni insegna nella nostra università, nella facoltà ovviamente di lettere, come professore associato di critica letteraria e letterature comparate. Ha scritto diversi saggi importanti, Forma e solitudine, sulla poesia moderna e l'ultimo Teoria del romanzo. Sul versante della poesia invece, come pubblicazione, il libro La raccolta di poesie, I mondi. E cominciamo subito con appunto indagare, vedere bene questo tipo di lavoro. Questa antologia, la prima in Italia, che appunto raccoglie autori con un taglio, una tematica particolare, cioè poesia di carattere omosessuale maschile. Questa antologia ha una storia lunga e cronologicamente affronta il periodo del secolo passato, quindi dal primi del Novecento sino alla prima decade degli anni 2000. E, circa una quarantina di autori trattati e per un totale di quasi 400 liriche antologizzate. La storia di questa antologia è lunga perché risale a qualche anno fa, insomma, già c'era questa idea di raccogliere appunto questo tipo di poesie, però in un primo momento sono state pubblicate su un blog di poesia, uscendo periodicamente a puntate. Poi finalmente invece è arrivata l'editore e niente, quindi la prima curiosità, la prima domanda che ti voglio porre è appunto qual è stata la gestazione editoriale di questo libro e se ci sono state delle difficoltà o comunque come è stata la risposta degli editori. Sì. Allora, grazie mille prima di tutto di avermi invitato e per questo incontro, per vedere così tante persone in una giornata di tempo pessimo, veramente. Volevo solo correggerti per correttezza su una piccolissima cosa. Non è questa proprio la prima antologia di poesia italiana gay che sia uscita. Ne sono uscite altre due che sono uscite negli anni Ottanta. E erano però delle antologie molto snelle, erano più dei florilegi di alcune belle poesie a carattere gay, quindi erano pubblicazioni sulle 100-150 pagine e poi oltretutto una era su tutta la tradizione poetica italiana, quindi partiva da Brunetto Latini e Dante. Questo perché, per correttezza, perché c'era qualcuno che negli anni Ottanta gli era venuta questa idea e ci si era messo a lavorare e anzi uno o due spunti ho anche avuti da queste antologie
benché siano piccoline. Dunque, per passare al secondo punto, niente, non è stato semplice trovare gli editori, perché gli editori semplicemente non rispondevano. Cioè, mandare una proposta di una, poi unire la poesia, che già, come dire, è un ambito abbastanza limitato, su cui già gli editori hanno dei problemi a prendere qualche rischio. Poi poesia e omosessualità era una combinazione letale, veramente. Insomma, quindi ho passato più o meno 3 anni a spedire lettere, a provarci, e nessuno sembrava interessato, e poi vabbè, accade il colpo di fortuna e ho trovato l'editore. Prima di passare insomma ad altre domande, altre appunto questioni da affrontare, passo la parola a Guido Mazzoni per una sua considerazione. Si tratta di un'opera molto importante e molto interessante per tanti aspetti. Vorrei ripercorrere brevemente gli aspetti salienti dell'introduzione di questa antologia e della struttura complessiva dell'opera. Innanzitutto, Luca Baldoni, fin dalle prime pagine, si chiede frontalmente questo: perché un'antologia di poesia omosessuale? Non è forse un'operazione ghettizzante? Perché parlare di affetti omosessuali quando l'amore è amore e non ha bisogno di categorizzazioni? Perché mettere un accento dove non sarebbe necessario usarlo? Il punto di partenza dell'antologia è un punto di partenza polemico nei confronti di una certa idea di universalismo, cioè di una idea di universalismo secondo la quale l'universalismo è quella cosa che si raggiunge elitendo le differenze. Ridendo le differenze tra le soggettività particolari che compongono la collettività. È un'idea che Bourdieu ha sottoposto frontalmente a critica, cioè opporre a una minoranza l'idea per cui entrare nel discorso universale significa elidere la propria differenza, significa coartare questa soggettività particolare, significa privarla di quella differenza che invece questa soggettività vuole vedersi riconosciuta, perché concepisce l'universale non come quel punto neutro che tutti hanno in comune, ma come la possibilità di far convivere una pluralità di punti di vista particolari, di soggettività differenti, le quali si riconoscono a vicenda, non perché elidono una parte di sé, ma perché arrivano a dare dignità e cittadinanza al punto di vista dell'altro in quanto altro, con tutta la complessità e la differenza della propria esperienza particolare. E questo è un punto di partenza fondamentale, tant'è vero che si rivendica fin dall'inizio non soltanto l'idea che in questa antologia non sia riconducibile genericamente ad un'antologia di amore senza aggettivi, ma sia un'antologia di poesia omoerotica, omosessuale o gay, poi su queste differenze magari torneremo, maschile, lasciando spazio ad una antologia di omosessualità femminile a venire. E questo è un punto di partenza ideologicamente importante, su cui si potrebbe discutere a lungo. Baldoni comincia distinguendo la situazione particolare della poesia italiana dal stato di cose delle altre tradizioni nazionali. La tradizione nazionale americana, per quanto riguarda la storia della poesia moderna, ha un iniziatore omosessuale, cioè Walt Whitman. Al inizio, o tra gli inizi della poesia francese moderna, troviamo la coppia Rimbaud-Verlaine.
In Italia non c'è nulla di simile, fino ad un poeta nei cui versi si poteva leggere fin dagli anni 10 una esplicita tematica omoerotica, omosessuale o gay. Luca Baldoni propone fin dall'inizio la neutralizzazione di queste differenze, poi gliela lascio esporre magari durante la discussione, e accetto il suo suggerimento terminologico: neutralizzeremo provvisoriamente la differenza tra questi termini e li useremo come sinonimi. Anche se è giusto che il pubblico che non conosce questa differenza la conosca oggi, dopo ne parleremo. Comunque, Saba è il primo che dà diritto di cittadinanza a questo tema, anche se questo tema è avvertibile vistosamente nella poesia di Saba, solo, io credo, a partire da Ernesto, cioè solo nel 1953, quando Saba pubblica Ernesto, retrospettivamente una parte della poesia di Saba diventa chiara, diventa evidente. Comunque Saba è il primo poeta italiano in cui questo tema diventa relativamente esplicito. Prima abbiamo due precursori in cui c'è una presenza di temi che vanno in questa direzione, ma non c'è una vistosa e manifesta